Filmata, quindi diciamo era una sorta di lezione, incontro, discussione, prova su un testo sul palcoscenico teatrale e poi su un palcoscenico che diventava quella del cinema, un po' perché ogni attore si trovasse ad affrontare difficoltà, incognite e in modo che tutti fossero coinvolti e avessero modo di misurarsi con questo testo. Sento rumore di monetine. Sono io. Ah, ok. Cosa adesso non le faccio più. In un certo senso, secondo me, un attore completo, che è un attore capace di stare sia davanti alla macchina da presa, ma anche di stare in palcoscenico, è bene che abbia dentro di sé il senso di questa unicità dell'occasione. Allora bisogna fare bene tante prove, correggersi e poi considerare che quando dici motore, azione, poi quella deve essere riuscita, che non avrai altre occasioni. È una specie di forma mentale che ti servirà poi nel lavoro vero, dove il tempo, appunto, come ho detto prima, comanda su tutto. Ho strizzato! Oh, chiudi la finestra! Pronto. Dove cazzo sei? Ma come non ti incazzare? Mi piano. Che piano? Pronto. Pronto! Ho però la sensazione che tutti quanti i ragazzi e le ragazze che facevano parte di questa classe si sono misurati, si sono messi alla prova, ho visto migliorare, ho visto capire gli errori, ho visto studiare i propri limiti e cercare di superarli. Quindi la mia sensazione di questa classe è di ragazzi dotati e anche umili in un certo senso, nell'essere pronti a capire che non sempre un attore è nelle condizioni di fare quello che sente lui, ma è sottoposto allo sguardo degli altri, del suo regista prima di tutto, della storia, di quello che è scritto, e deve avere questa agilità di passare dal proprio punto di vista, che magari si è studiato da solo a tavolino, se le provate gli è venuta bene così, e poi invece sul set gli chiedono tutta un'altra cosa. E coltivare questa atleticità è importante per un attore, perché deve essere in grado di rispondere e di fare su tutto, a qualsiasi richiesta.